tolga la forza di cui è responsabile contro una politica generale, perché quella è, in una democrazia rappresentativa, quello è il ruolo di chi ha responsabilità politica generale, quindi i partiti politici, le forze parlamentari, le forze rappresentate in Parlamento. Un'organizzazione sindacale, per quanto legittima, radicata nella società, per quanto esercitante una funzione fondamentale, io credo molto in questo, ci sono invece molti che dubitano che nella società moderna ci sia proprio spazio in generale più per un sindacato. Credo che un sindacato debba esserci. Però sono perplesso sul fatto che a distanza di 30 anni, 40 anni, quanto ne sono passati, da quel momento storico, sono perplesso sul fatto che a distanza di così tanto tempo si continuino a si continui a pensare di poter essere soggetti politici generali e di avere una voce sulle questioni oggetto di dibattito politico generale. Aggiungo che, secondo me, questo sentirsi investiti di una responsabilità così ampia poi ha indotto a tralasciare responsabilità più proprie e più specifiche, e qui viene il caso del precariato. Come nasce il precariato in Italia? Rubo ancora 3 minuti. Il precariato nasce, il fenomeno come lo conosciamo adesso del precariato nasce perché noi ci ritrovavamo un mercato del lavoro fortemente rigido, rigido in tutte le sue in tutti i momenti tipici, no, che caratterizzano una vita lavorativa, quindi sono l'ingresso nel mercato del lavoro, la carriera lavorativa, l'uscita dal mercato del lavoro per licenziamento o per pensionamento. Allora, lungo tutto questo arco, il mercato del lavoro italiano era fortemente rigido, questa cosa ci veniva rimproverata da tutti gli organismi internazionali, eccetera. Forti rigidità in ingresso, un solo tipo di contratto di lavoro a tempo indeterminato con tutte le garanzie possibili e immaginabili, forti rigidità nell'arco della vita in azienda, negli spostamenti da un settore all'altro, da un luogo all'altro, forte controllo del sindacato, eccetera. In uscita, articolo 18, licenziamento solo per questa causa, se si viene licenziati e il lavoratore licenziato pensa che non vi fosse questa causa, ricorre il giudizio, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto si dice qui c'è troppa rigidità. Allora, che si fa? Introduciamo una dose di flessibilità in questo mercato del lavoro così rigido. Questa rigidità, si diceva, compromette la competitività internazionale delle imprese italiane, eccetera, eccetera. Questa dose di flessibilità però viene iniettata tutta in un punto solo, che è l'ingresso, no? È come se uno piglia una tripla dose di antibiotico, una quadrupla dose di antibiotico, e che dovrebbe essere iniettata, che ne so, in vari punti del corpo, in varie giornate, e la schiaffa tutta in un solo punto. A quel punto si è creato un mercato del lavoro dualistico in Italia, che è cresciuto a dismisura come un fungo, perché naturalmente qualunque datore di lavoro, a cominciare da quelli pubblici, a cominciare dai ministeri, qualunque datore di lavoro, di fronte alla possibilità di poter assumere della gente con un contratto a 3 mesi, rinnovabile a diritto, contributi previdenziali ridicoli, lavoratore soggetto a ricatti di ogni tipo, quindi io ti caccio via dopo 3 mesi, quindi tu mi lavori 12 ore al giorno, fai tutto quello che ti dico io, ma non se la sono mica fatta scappare l'occasione. Il risultato è che adesso, statistiche alla mano, più di metà dei giovani che entrano nel mercato del lavoro al loro primo impiego sono assunti con contratti atipici,
con contratti di suo figlio. Adesso ci sono stati dei temperamenti di questa situazione, un pochino la situazione è migliorata, i contributi previdenziali sono stati aumentati un po', sono state inasprite le norme che vieterebbero al condizionale l'iterazione infinita di questi contratti, eccetera. Però poi, e qui cioè, si combina questa situazione con la questione dell'assetto giuridico, dell'assetto amministrativo, eccetera. Qualcuno dovrebbe controllare, qualcuno evidentemente non controlla. Se ci sono milioni di ragazzi che vengono tenuti in questa condizione neoschiavistica, perché evidentemente le norme sono mal scritte, perché l'amministrazione è difficile da controllare e non gestita, evidentemente ci sono fenomeni di questo tipo. Allora, questo fungo che è cresciuto in Italia, il sindacato lo ha trovato impotente. Il sindacato è rimasto arroccato a difesa dei lavoratori protetti. Bene, benissimo, per carità, è il loro mestiere. Però tu mi dici che c'hai una visione politica generale e non ti accorgi che qui sta nascendo questo fungo. Questo è un po', intendiamoci, io non ritengo di essere portatore di verità, sono delle perplessità, sono delle domande che pongo, sono delle questioni che sollevo. Grazie al dottor Rossi. Io prima di fare la parola al professor Piazzi, di nuovo al dottor Rossi, chiederei diciamo, due contributi che avevo richiesto anche per aiutare ancora di più il dibattito e poi aprire un altro giro. Chiedo al segretario regionale della UIL e poi della CGL, quindi a Roberto Campo e a Gianni Vicente, un intervento, venendo in incontro sul lato del tempo per consentire